chi prestò fede al nostro annuncio e da chi si è rivelato il braccio del Signore. Crebbe come un virgulto davanti a Lui e come una radice uscente da arida terra. Non aveva figura né splendore per attirare i nostri sguardi, né prestanza sì da poterlo apprezzare. Disprezzato, ripudiato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si copre la faccia, disprezzato, sì che non ne facemmo alcun caso. Eppure, egli portò le nostre infermità e si addossò i nostri dolori. Noi lo ritenemmo come un castigato, un percosso da Dio ed umiliato. Ma egli fu trafitto a causa dei nostri peccati, fu schiacciato a causa delle nostre colpe. Il castigo che ci rende la pace fu su di Lui, e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore erravamo, ognuno di noi seguiva il suo cammino, e il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, egli si è umiliato e non aprì bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori,
non aprì bocca. Con violenza e condanna fu strappato via. Chi riflette al suo destino? Sì, è stato tolto dalla terra dei vivi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli diedero sepoltura con gli empi, ed il suo sepolcro è con i malfattori, benché non abbia commesso violenza e non vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore piacque stritorarlo con la sofferenza. Se offre la sua vita in sacrificio di espiazione, vedrà una discendenza longeva e la volontà del Signore si compirà grazie a lui. Dopo l'angoscia della sua anima vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, addossandosi egli le loro iniquità. Perciò gli darò in porzione le moltitudini e distribuirà il bottino insieme ai potenti, perché ha offerto se stesso alla morte e fu computato fra i malfattori. Egli invece portò il peccato di molti ed intercedette per i peccatori.